benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano ci occupiamo del rendiconto 2022 del Consiglio regionale. È arrivato il via libera da parte dell'aula di Palazzo del Pegaso. Vediamo. È stato approvato dall'Aula di Palazzo del Pegaso il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022. A favore della proposta di delibera ha votato la maggioranza. Il gruppo della Lega ha invece espresso parere contrario, mentre Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Approvato all'unanimità un ordine del giorno collegato all'atto, presentato dalla consigliera Elisa Tozzi, per destinare l'avanzo libero di amministrazione in favore dei comuni dell'Alto Mugello, gravemente danneggiati dal maltempo. Noi avevamo un avanzo importante, cioè cosa significa? Avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate, che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consiliare. Ecco, oggi l'Aula, in modo direi unanime, e questo mi dà particolare soddisfazione, ha votato un ordine del giorno con il quale si impegna comunque una parte di quelle risorse a destinarle diciamo verso quelle zone che hanno subito danni ingenti, situazioni di grave difficoltà, che sono i comuni appunto colpiti dalle alluvioni dell'Alto Mugello. Sono zone che naturalmente soffrono di situazioni critiche già da un punto di vista ambientale, lo sappiamo bene, sono comuni che hanno anche una difficoltà ad essere raggiunti molto spesso, la percorribilità della loro viabilità, il collegamento per l'attività economica e per i cittadini è importante. Riuscire a dare un segnale di attenzione a quei territori, oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica diciamo si trova sui temi, sulle necessità e sulla concretezza, possiamo fare anche dei piccoli piccoli capolavori, perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini. Quando questo accade e lo si fa in modo unanime, io credo che dobbiamo essere soddisfatti tutti quanti. Il gruppo del PD ha votato in maniera favorevole al consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 2022, perché è un consuntivo che ci parla di una gestione attenta, oculata e che guarda anche al futuro. Le risorse che vengono assegnate al Consiglio regionale dalla Giunta, che ammontano al 98% del bilancio del Consiglio, sono risorse che sono costanti negli anni, quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa, non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica, anche dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio una per tutte cito il risparmio di 300.000 euro sulle utenze. In tempi in cui il costo delle utenze è esploso, aver risparmiato 300.000 euro è sicuramente un segno di attenzione particolare. C'è un avanzo d'amministrazione di 1.700.000 euro che potrà essere nuovamente utilizzato dal Consiglio a breve, in quanto le risorse potranno essere riutilizzate in questo esercizio finanziario. Gli avanzi di bilancio, questi avanzi importanti di bilancio, in realtà non sono avanzi dovuti a situazioni eccezionali, come per esempio ormai va di moda al Covid. Sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione. Quindi noi abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del Consiglio regionale, ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95% di quella che è la loro portata. Perché? Perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è, a nostro avviso, comprensibile. È bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo. E l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato anche un provvedimento che riguarda la disciplina dei siti estrattivi in Toscana sul fronte anche della
riqualificazione ambientale modificando alcune indicazioni in materia. Tutti i dettagli. Via libera dal Consiglio regionale alla modifica della disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare in Toscana, licenziata nei giorni scorsi dalle Commissioni Ambiente, Territorio e Sviluppo Economico e Rurale, riunite in seduta congiunta. Il provvedimento è stato approvato con 21 voti a favore, 2 contrari e 5 astensioni. Ci sono tutta la in Toscana, tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto il ripristino ambientale che, seppur previsto, per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto qui ad analizzare, sono rimasti lì come sono. Passando per l'autostrada ne vediamo moltissimi anche nei nostri territori. Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore ai soldi, diciamo così, che costerà il progetto di ripristino. Banalizzo, se ripristinare una cava costa 5 milioni e il 30% della commercializzazione del materiale estrattivo è 7 milioni, comunque non si potrà concedere la possibilità di estrarre più di quanto l'azienda che chiede questa cosa spende per ripristinare quel sito. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, naturalmente, escludendo i materiali ornamentali, perché in alcune parti del nostro territorio, nel nord della Toscana, per esempio Carrara, diventava un problema se si autorizzava ancora di più questa cosa. Invece è proprio fatto per dire: vabbè, chi c'era prima non ha avuto la possibilità, per qualunque motivo, ripeto, di metterlo, di bonificare questo terreno, di renderlo paesaggisticamente dal punto di vista della sicurezza coerente con quel paesaggio. Diamo a chiunque ne faccia richiesta, i comuni danno a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di ripristinarlo, dandogli una compatibilità economica con l'estrazione. Ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge, che era emersa a novembre in commissione, poi è scomparsa, è riapparsa dopo 6 mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come i marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede, e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto a emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma, che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. Si tratta di un tema molto complesso per il quale sinceramente avremmo gradito anche la presenza dei tecnici degli uffici della Giunta per sostenere da un punto di vista dei contenuti anche la discussione sugli emendamenti. Ne prendiamo atto, per questo ci siamo astenuti, perché non vogliamo essere responsabili di una norma che non si è capito bene gli effetti che possa avere sul territorio, e dall'altra parte non vogliamo nemmeno danneggiare le aziende che faticosamente magari riescano ancora ad oggi a portare avanti attività estrattive. La preoccupazione è duplice: da una parte il fatto di non avere contezza piena di quello che succede sul territorio, perché è vero che sono i comuni che prevedono i siti che sono in esaurimento e possono essere oggetti di piani di riqualificazione, ma secondo una dizione che non è semplicissima da leggere, ovvero sia con limitate potenzialità residue del sito estrattivo, che non si capisce bene cosa voglia significare in italiano, almeno dal nostro punto di vista, perché tutti i siti estrattivi sono teoricamente esauribili, e quindi c'è un livello di discrezionalità che a noi non piace. Parliamo anche della prima multi-utility che si è costituita in Toscana per quanto riguarda i servizi pubblici. Al centro infatti questo tema dell'interrogazione nell'aula di Palazzo del Pegaso, che ha chiamato in causa il governatore della Toscana Eugenio Giani. Ritengo la costituzione di una multi-utility in Toscana un processo positivo, perché può consentire, grazie a un'economia di scala, di gestire con più efficienza i servizi, in modo da integrare le energie dei nostri comuni e portare a un livello di efficacia, efficienza e redditività maggiore.
lo ha affermato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo in consiglio regionale a un'interrogazione della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. Parlando poi di un eventuale intervento dell'azionariato esterno, Giani ha detto che potrebbe esserci la possibilità di farlo, studiandolo bene, con una governance fortemente caratterizzata dal pubblico, dato che si tratta di servizi di interesse generale. La nostra, ha poi aggiunto il governatore della Toscana, è una discussione accademica perché l'operazione sta nelle volontà dei comuni, sottolineando che il potere decisionale della regione su questa materia è nullo, perché si tratta di una società costituita dalle amministrazioni nella loro autonomia. Il presidente Giani continua a parlare della multi-utility come se fosse qualcosa che un soggetto che rimarrà pubblico, manterrà la pubblicità dei servizi e soprattutto andrà a beneficio degli utenti che dovrebbero avere delle tariffe più basse e delle aziende stesse che all'interno della multi-utility troveranno il loro spazio. Non esiste un singolo documento dove tutto questo venga certificato, messo nero su bianco. Le uniche cose che vediamo nero su bianco sono il parere della Corte dei Conti che ha dato a dei comuni che lo hanno chiesto proprio al riguardo per cercare di capire quali sarebbero state le derivazioni di un'operazione di questo genere per il loro comune, per il loro ente. Ebbene, la Corte dei Conti, con cui evidentemente la Regione Toscana non ha un grande feeling, di nuovo si è espressa dicendo che la sostenibilità finanziaria del progetto è seriamente in dubbio e ci sono molte altre criticità. Ad esempio, il terreno su cui Alia deve fare il proprio impianto risulta non essere ancora stato acquisito da Alia. Publiacque nel 2024 andrà a scadenza delle proprie concessioni. Senza Publiacque non sarà possibile mantenere una sostenibilità finanziaria. E in tutto questo, inoltre, il fatto che il sistema resti pubblico è assolutamente non garantito. Mettiamoci anche che mescolare rifiuti e acqua, sul quale pende un referendum che ancora non è stato attuato sulla pubblicità, e gas sono dei soggetti, delle entità talmente diverse tra di loro e con delle modalità di gestione tale che alla fine è chiaro quello che invece è il vero intento di questa multi-utility, di carattere prettamente finanziario e come è emerso dalle famose slide che erano state pubblicate per errore, così era stato detto sul sito, l'importante è che la maggioranza resti in capo a Firenze. Perché tutto questo grande sistema di multi-utility, ben lontano da essere tarato e misurato apposta in ambiti ottimali, serve soltanto come operazione finanziaria. Ormai è chiaro dai più e lo hanno denunciato anche i vertici sindacali di Acque S.p.A. che si sono opposti. La prospettiva è una prospettiva interessante, è evidente che va visto come nasce nei territori, come tutta la Toscana ne può essere partecipe, è una questione che riguarda essenzialmente le amministrazioni comunali, i propri consigli comunali, la partecipazione dei comuni alle società pubbliche dei servizi e non solo, anche gli investimenti di partner privati che molto importanti che in Toscana già esistono, altri che potrebbero arrivare. Ovviamente una sinergia potrebbe essere positiva, quello che è mancato in questo momento è una condivisione complessiva, diciamo, di tutto il territorio toscano, è una progettualità finalizzata non tanto ad ottimizzare i profitti delle società dei servizi quanto a migliorare i servizi ai cittadini, renderli più economici e soprattutto più a portata di mano. Quindi la risposta dovrebbe essere data ancora, a mio avviso prematura rispetto alla positività o meno di un'organizzazione del genere, solamente se le aziende pagheranno meno, se i cittadini pagheranno meno e se i servizi saranno migliorati. È su questa sfida qualitativa che bisognerebbe misurarsi e non tanto sugli assetti di natura politica o di governance. Questi dunque i temi principali trattati nella puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento come sempre per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.